Ciao a tutti, da che donne sono attratti i libertini? In questo video voglio spiegarti il tipo di donne da cui sono attratti i libertini. Quindi se tu volessi poi attrarre un libertino, lanciare la sfida a un libertino, devi andare a incarnare questo tipo di donna. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscrivendoti al canale attiva la campanella così potrai ricevere le notifiche di nuovi video. Inoltre ti ricordo che se volessi delle risposte precise alle tue domande puoi semplicemente abbonarti al canale. Abbonandoti al canale potrai ricevere delle risposte precise alle tue domande. E veniamo al tipo di donne che attraggono i libertini. Allora, intanto, beh, dipende se tu vuoi attrarre un libertino, perché ovviamente un libertino, essendo libertino, non tenderà a non innamorarsi, ovviamente tenderà comunque a mantenere la sua carica di libertinaggine. Però diciamo che se rappresenti un certo tipo di donna, un certo tipo di comportamento, puoi giocarti una partita, dipende se vale la pena giocarla. E allora, veniamo per capire bene che tipo di donne attraggono i libertini, ti parlerò di un celebre romanzo, che è stato anche un film, Le relazioni pericolose, che narra un po' le vicende di un libertino, appunto, il Visconte di Valmont, un famoso libertino della Parigi degli anni di fine Settecento, che rovinò, diciamo, più di una donna, nel senso che molte donne si innamorarono perdutamente di lui e lui le lasciò, ed era un abile seduttore, diciamo, di mogli di aristocratici. E però a un certo punto si annoiò delle sue imprese. Ecco perché questo è il primo punto su cui voglio farti riflettere. Il libertino a un certo punto seduce, ma poi la seduzione della stessa tipologia di donne inizia ad annoiarlo, perché il vero interesse del libertino non è arrivare a portarsi a letto una donna e viversi un rapporto sessuale. Il vero piacere non è quello. Il vero piacere è la sfida di sedurre, forse solo il rapporto sessuale fino a se stesso. Anche oggi i libertini, boh, si rivolgerebbero a professioniste. Invece il libertino non è interessato a rivolgersi a professioniste perché manca il gioco della seduzione. E quindi, tornando al nostro Visconte di Valmont, un anno durante l'estate decise di lasciare Parigi per andare a trovare una vecchia zia che abitava in un castello in provincia per vedere, perché era annoiato, diciamo, dalle sue conquiste. Ovviamente la vita, diciamo, era diversa rispetto a quella in città e la sua, diciamo, lui aveva un'amica a Parigi che era la Marchesa de Merteuil, che è, diciamo, una compagna di seduzioni e confidente, un po' perfida, tra virgolette, ma questa Marchesa del Merteuil prevedeva che lui sarebbe tornato, rientrato molto, molto, molto in fretta, perché lì non ci sarebbe stato nulla da fare. Però, in questo paese, diciamo, in questa provincia, in questo paese della provincia, c'era in questo castello dove lui era ospite, c'era anche la contessa de Tourvel, che era una giovane ragazza di 22 anni, sposata, il cui marito però era chiamato fuori per lavoro. Questa, diciamo, contessa de Tourvel attendeva il ritorno del marito,
attendeva che il marito e passava il tempo nel castello. La cosa che iniziò a intrigare Valmont, il visconte di Valmont, era sicuramente una ragazza bella, ma soprattutto aveva una reputazione da puritana, estremamente devota al marito. Non era la tipica cortigiana, che insomma erano le sue poi, diciamo, conquiste principali. E queste caratteristiche di essere puritana, di essere devota al marito, di essere profondamente religiosa, iniziarono a intrigare Valmont. Quindi lui decise di fermarsi nel castello di periferia della zia per tentare la seduzione della contessa de Tourvel. E questo è quindi importantissimo, quindi il libertino, il vero libertino, alla fine è attratto da una donna molto istituzionale. La vera donna che può coinvolgerlo, poi adesso vabbè, vedremo nella trama, poi alla fine sarà lui una donna, diciamo, lui si innamora davvero e muore anche per amore, tra l'altro. Poi vabbè, adesso non è che voglio raccontare tutto il film, ma voglio... O il libro, voglio focalizzarmi sui concetti fondamentali. La cosa interessante, appunto, è che quindi il libertino, la figura del libertino, alla fine, se si innamora di una donna puritana, di una donna non libertina, un libertino assolutamente non. Sì, può sedurre altre donne più facili, ma veramente quello che lo coinvolge è una donna che invece possa essere una donna estremamente diversa da lui da questo punto di vista. E infatti, per Valmont la conquista di questa donna, diciamo, di questa donna notoriamente virtuosa, di questa donna notoriamente devota al marito, sarebbe stata la sua più grande opera di seduzione. Il primo ostacolo però era quello che diciamo tutti conoscevano la reputazione di Valmont, cioè tutti sapevano che era un libertino, la contessa de Tourvel compresa. E allora qui Valmont si gioca bene le sue carte. In un incontro colloquiale con la contessa, disse alla contessa: so che le avranno parlato male di me, come un libertino incallito, uno che ha fatto soffrire molte donne. E inizia a descriversi in modo molto negativo e la contessa annuisce, dice: beh, sì, ma la contessa si aspetta che lui dica: guardi che non è vero, che insomma sono tutte maldicenze. In realtà si aspettava una difesa. E invece qua Valmont opera la prima cosa interessante, strategica, un'interruzione di schema, dice: beh, hanno ragione, anzi io sono molto peggio di come mi descrivono. Quindi questo va, diciamo, è una prima cosa che lo fa di fatto apparire sincero, ricalca il pensiero della contessa che, diciamo, all'inizio inizia a vederlo già con un'ottica diversa. Poi ci sono alcuni episodi che Valmont utilizza per, diciamo,
produrre delle tensioni. Ecco, quindi prima cosa, il libertino non deve mai cercare di nascondere di essere un libertino, anche perché poi cercare di nasconderlo vuol dire generare ancora più sospetti. Questo d'altra parte può essere un tipo di seduzione spontanea, diciamo. Un'altra strategia che utilizzò Valmonte è quello di generare forti tensioni. Ad esempio, una volta durante una passeggiata c'era da attraversare un rigagnolo d'acqua e lui si offerse, prima prese la vecchia zia in braccio, lo portò dall'altra parte, e poi durante una passeggiata, e poi con la zia e la contessina De Tourvel, e poi prese in braccio la contessa per portarla, però lo fece in modo maldestro, lo fece in modo traballante, insicuro, quasi che la stava facendo cadere, in modo tale che la contessa, non lui, per evitare di finire per terra, diciamo così, era costretta ad aggrapparsi a lui. E quindi lui, con questa tattica, spinse lei ad avere un contatto fisico maggiore. E infatti poi le arrossì, eccetera, eccetera, no? E quindi Valmont, da questo suo arrossire, da questo quando lei fu costretta ad abbracciarlo per non cadere, capì che aveva, diciamo, che aveva colpito e che aveva già ottenuto qualcosa, una tensione. Poi ovviamente il romanzo va avanti, non è che adesso voglio, perché è da vedere questo, svelare tutto, però queste sono le cose che va alla ricerca un libertino, cioè un libertino poi di fatto andrà a coinvolgersi proprio con quella che sembrerebbe la persona più sbagliata per lui, la persona, cioè il libertino cerca di fatto la donna santa, tra virgolette, per farla trasgredire. E la sua, diciamo così, il suo godimento, se vogliamo, non sta nella seduzione, cioè non sta nel rapporto, non sta nel portarsela a letto poi, ma sta nel processo di seduzione. È il processo di seduzione quello che lo attrae. E il processo di seduzione si può manifestare soltanto quando c'è una preda, tra virgolette, difficile, una preda facile. Non, sì, ripeto, non attira un libertino. Quindi, se tu hai a che fare con un libertino, devi giocartene in questo modo, devi apparire come una donna estremamente morigerata, anche se non lo sei, anche fossi una di quelle, devi apparire come una donna estremamente morigerata, come una donna che difficilmente si farà sedurre. Ecco, queste sono le cose fondamentali. Lascia nei commenti qua sotto quello che ne pensi. Se il video ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco e se vuoi delle risposte precise alle tue domande, abbonati al canale. Abbonandoti al canale avrai la possibilità di fare delle domande specifiche e io ti risponderò. Ciao a tutti!